Ciao ragazzi, bentornati. Purtroppo a malincuore vendo il mio MP9. Già dopo il Masada mi è venuto male e ho detto basta, non vendo più nulla, invece mi ritrovo a vendere questo. E, come al solito sapete, non è che vi vendo la roba perché è rovinata, è tutto, semplicemente mi servono soldi e più che altro è anche per un motivo, perché sta sempre lì sulla rastrelliera ma non lo uso praticamente mai, anche perché i campi dove gioco, sapete, è difficile che siano urbani, quindi preferisco darlo a qualcuno che se lo goda un pochino di più. Allora, in dotazione abbiamo tre caricatori da 50 colpi, silenziatore dedicato, che solo questo lo trovate a una cinquantina d'euro qua in Italia, e l'MP9, che anche questo qua, se lo trovate disponibile, sta sui 2,40, 2,30, 2,50. Se lo trovate anche meno, sicuramente sarà o in arrivo o non disponibile, quindi è difficile quasi da trovare. Ho fatto una piccola ricerca. Poi appunto c'è la verniciatura, quindi un altro valore aggiunto in più, quindi tutto questa roba insieme nuova starebbe sui circa 400-380 euro così. E mi raccomando, se siete interessati non fatemi mille domande qua sotto, vabbè, qualche chiarimento ok, ma se siete interessati contattatemi alla mail che trovate qui sotto, quella ricomeu92@gmail.com. E vi faccio un attimo una brevissima recensione, perché già comunque l'ho fatta anche se faceva pietà perché è vecchia, quindi vi faccio un attimo vedere velocemente. Allora, come vedete è colorato in stile Issued con queste rovinature fatte apposta, non sono rovinature dell'arma, e qui abbiamo la scritta serigrafata Lizard, con poi da quest'altro lato troviamo il teschietto, abbiamo il ball catch funzionante, come vedete così si chiude, invece se c'è il caricatore inserito senza pallini rimane bloccato indietro e tramite questa levetta si richiude. Il calcio abbattibile, quindi per averlo un po' più compatto, questo funge da uno pseudo maniglione perché comunque qua si incastra, quindi meno male si può tenere così. Ha un peso di 700-800 grammi, no, forse anche un po' di più, forse, sì, mi sa che arriva anche sul chilo con il caricatore. Ha delle plastiche ottime, la Capo Waffen fa dei buoni lavori, e vi faccio anche sentire come spara. Questa è la raffica, ve lo metto proprio sopra il microfono così sentite meglio. E come vedete, adesso stavo tenendo premuto in giù questo, se invece non premete il bolt rimane indietro, vedete? Poi lo sblocchiamo. Sì, ok, adesso possiamo anche ballare. Va bene, allora io adesso direi che non vi voglio più rindondare con nient'altro. La dotazione ve l'ho detta, il prezzo ve l'ho detto. Scrivetemi se siete interessati. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.